punks that need to take the medication. They don't know what's right. They just wanna make it through the night. We don't give a damn about the me generation. Talk, let's have conversations in the dark. World is sleeping, I'm awake with you. With you. Watch movies that we've both already seen. I ain't even looking at the screen, it's true. I got my eyes on you. And you say that you're not worth it. You get hung up on your flaws. Well, in my eyes, you're perfect as you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. I swear on everything I pray to. But I won't break your heart. Ciao Federico, benvenuto nel mio blog. Come stai? Grazie. Eh? Tutto a posto. Sì. Bene, una classe veramente giovanissima, 20 anni. Mamma sì. Mia, potresti essere il mio, vediamo. Fratello minore, dai. Ok. Eh? Perché 20 anni in realtà sembrano, sembrano pochi, in realtà è già un scatto abbastanza confronto ai 19, però. È vero, sì. Eh? È uno scatto importante, no? Di maturità. Sì. Ascolta, io ti voglio presentare anche col tuo nome d'arte, perché tu sei fellow in realtà. Sì. Esatto, quindi ti conoscono come fellow. Inizi ad approcciare con la musica a 8 anni, è vero? Band del nonno. Sì, allora erano, avevo visto delle prime esibizioni sul palco, non mi ricordo ancora, a parte l'emozione che ricordo, eravamo scantinato, poi loro suonavano brani, non so, di Pick, sì. Equipe 84. Belli! Sì, e io mi divertivo parecchio, e portavo un bel negozio. Il pubblico era un attimo, cioè il pubblico sopra 70, sopra il, però bello, bello, beh, Tozzi anche è un altro che ha fatto la storia, E cosa cantavi? Le classiche? Gloria? In realtà no. No? No, perché avendolo conosciuto col suo ultimo album, credo del 2012. Sì? No, prima, non lo so, non ricordo quando era. Però portavo L'amore quando non c'è più al sud. Ah, ok, quelle più recenti, vedi, perché io sono un po' più vecchietta di te, quindi io sono cresciuta a Gloria, sono le classiche, insomma. Sì. Bene, e poi raccontami la tua strada. Loro, allora, in realtà la band ha cambiato più, prima erano i Revival, poi i compagni di classe, poi c'erano spesso i DJ per quanto fosse. Ah, sì. E poi quindi ero, diciamo, abbassavo la media dell'età, quasi 10 anni, tutto. Sì. Sì. Era stupendo, perché ero ben bloccato, nel senso, avevo il giro, il testo, e cantavo, faremo senza non guardare il pubblico. Però lo sentivo bene dopo, lo sentivo davvero un po' speciale, però avevo capito che quella era una cosa... Era la tua giusta strada. Sì. Vero? Sì. Che bello, che emozione, anche forte, immagino. Sì. Poi mi vestivo con una giacca militare e un cappello da cowboy, ero un po' trash, però... Che forte, forte. Ce l'hai qualche foto di repertorio? Sì. Sai che so
lasciano la scossa da qualche parte, se no te la prendevano. Vabbè, però, vabbè, poi sì. Me le mandi. Poi sono arrivati dei concorsi, no? Canori. Sì. Allora, raccontami. Diciamo che prima di arrivare ai concorsi canori, ovviamente avevo iniziato un liceo scientifico, sì. E poi si è rivelato essere una scelta sbagliata, ho seguito gli amici, non sapendo cosa fare. Ho iniziato lezioni di canto poi in seconda, credo, seconda liceo. Da lì in poi è cambiato un po' tutto, nel senso ho sviluppato appunto la voce e ho capito un pochino i limiti che avevo e quello che potevo fare. Sì. E mi è arrivato parecchio. E poi sì, è arrivato qualche concorso, inizio quelli anche piccoli, veramente magari a partire dai saggi. I saggi di canto erano una cosa di bellissimo. Chissà che emozione anche lì, vero? Sì. E poi è ancora più difficile per meno persone, sono 10 persone, e vuoi andare bene perché non so, è quasi più lenta la cosa. È vero, è vero, bello. Sì. E tu nasci ad Asti, non l'abbiamo detto, però anche in una piccola poi realtà, quindi ancora più ristretto, no? Sì, in realtà sono nato ad Asti, non ho mai vissuto. Se non nella mia vita sarò stato 10 giorni in totale ad Asti. Pochissimo. Sì, sempre vissuto a Torino. Sì, quindi insomma poi alla fine allora hai conosciuto anche una grande, media grande realtà, insomma. Sì, assolutamente. Sì, sono abituato a quello, infatti. Ecco, preferisco, diciamo, stare nei paesini perché è tutto più tranquillo, è più alla portata, però Torino è meglio. Torino offre tanto, sì. Vero? Sì, un po' meno clima, vabbè, ma insomma. Ma sì, quello, ti parlo da ligure, capiscimi che ho il mare a 10 metri, quindi insomma, però insomma, capisco, ci sta. E appunto sono iniziati i concorsi, mi sono iscritto al Tourism Fest, ho campato in competizione, e mi ero iscritto come cantautore, ho portato appunto un brano, e sono arrivato in semifinale a Roma. Sì, sì. È stato anche lì un'emozione abbastanza forte. E mi ricordo, in realtà, che è andato abbastanza nella semifinale perché ho fatto un viaggio da Torino a Roma, mi sono svegliato alle 5, quindi ho dormito 4 ore. 4 ore? Sì. ho dormito un pochino piegato sul treno, però quindi sono arrivato, ho mangiato un panino, quindi avevo ancora fame. Sì. È stata un'esibizione terribile, però secondo me. Eh beh, insomma, ci stanno anche queste gavette, chiamiamole, no? Sì. Insomma, ci stanno. Anche perché poi capisci, nel senso, una volta che fai una roba del genere capisci che devi dormire un po' di più una volta che torni. Infatti. E poi, cosa è successo? La prima cosa che mi viene in mente è stata... Infatti, ci volevo arrivare appunto come finalista, no? Otto finalisti. Ricordiamoli, c'erano Daino, Jacopo, Nici, Laura, Vat e Nadia, giusto? Sì, bello, bellissimo, me li ricordo quegli artisti. Tra l'altro, sì, anche Neno recentemente è uscito con un nuovo singolo. Sì. Vero? Tutti davvero, cioè, stupendi, sia come persone, sia artisti. È vero. Abbiamo legato, nonostante siamo stati solo una settimana in realtà insieme di preparazione per la puntata, però sono abbastanza timido. Sì. A meno che non ci sia una situazione che mi lega alle persone per qualche cosa di particolare. Sempre la musica non riesco a legare alla grande, e invece questo modo ha facilitato un sacco, abbiamo avuto delle nozioni forti tutti quanti insieme, e quindi è stato un gruppo sicuramente vincente, anche insomma un festival che ti ha aperto veramente le porte, no? Sì. E senti, io voglio arrivare con te, sono curiosa di parlare del tuo nuovo singolo, Fire. Ma che bello è! Lo sai che mi hai fatto venire i brividi ascoltarlo? Davvero! Primo perché è una voce molto calda,
profonda, particolare e che ti distingue già questo. E in più il testo, sentito, sembra che sia, adesso confermamelo tu, una storia, dolorosa, se ho ben capito, comunque. E si sente tutto il pathos in questa canzone, Grazie. davvero. Grazie mille, davvero. È importante per me poter trasmettere. Ma in realtà sì, è una storia di dolore, però adesso, nel senso, l'ho scritta circa 2 anni fa, probabilmente ero innamorata, tutto, quindi è una storia passata. Le cose cambiano ovviamente, alcune si cercano di reprimere, altre invece. Però in realtà mi aiuta ancora poterla cantare, poter liberare ogni volta quell'emozione, perché poi si vive ogni volta in maniera diversa, però è come se fosse un pezzo del passato che viene riportato in maniera positiva. Bella, bellissima, hai Grazie. fatto davvero centro, davvero. Grazie mille. Stai già appunto scrivendo qualcosa? Sì, Sì. adesso mi sto allenando a scrivere in italiano perché è una cosa che ho sempre un po' lasciato da parte, però è importante appunto poi in Italia perché ci sta. E quindi completerai un album, Non lo so ancora, non si sa, non è no, ancora esatto, tutto. sì. Sto combattendo appunto la scrittura, perché poi è sempre una specie di combattimento, non sei mai soddisfatto, vuoi migliorare le È cose, poi alla fine vero. sei contento, però dura 5 minuti, poi in realtà devi migliorarla. Così, vero? È vero, è vero. Non sei il primo che mi dice che è una battaglia continuo comporre, è vero. Anche perché, insomma, bisogna avere appunto stimoli, momenti, non è che, insomma, è così meccanico purtroppo. Sì. Quindi, insomma, sì. E poi appunto devi stare al pari con Fire, che non è uno scherzo, hai ragione, hai ragionissimo. Sì. Federico, cosa vogliamo esprimere ancora al nostro pubblico oggi, Ah, intanto liberamente? vorrei ringraziare tutti quanti perché ho ricevuto su Instagram tutta una marea di messaggi che non mi aspettavo assolutamente. Chissà. Sì. Uno ci spera sempre, però alla fine non se lo aspetta qualsiasi cosa succeda, quindi messaggi alcuni strani, vabbè, a parte gli sposo, quelle cose lì che sono un po' il tempo, altri un pochino più inquietanti e altri molto Bello, bello, bello. Fanno motivare, andare avanti, no? sì, è un supporto Infatti, fortissimo perché infatti. Stasera metterò anch'io un like, Grazie. al tuo profilo, alle tue storie. Non ho ancora avuto modo di Ci farlo, mancherebbe. ma lo farò. Vorrei anche ringraziare l'agenzia di stampa che ci ha messo in contatto, Samantha della Newton Agency, che è sempre carinissima e collaborativa. Tra l'altro ho conosciuto tutti davvero da poco, quindi abbiamo appena iniziato a lavorare insieme. Super. Sì, io collaboro ormai un giorno sì, un giorno sì, quindi insomma, ormai. Bene, quindi ti seguiamo, hai una pagina giusto, Pagina Instagram, sì, si chiama Instagram. Fellow Music. Esatto, Fellow Music, e mettete tanti like a questo ragazzo con una vita appunto davanti. Grazie mille davvero Grazie a te. Ringrazio ancora il mio brand partner. Oggi indosso occhiali Gucci da sole perché qui è ancora una splendida giornata, che mi ha gentilmente dato per questa intervista appunto con Fellow Ottica Santa Lucia di Chiavari. Bene, ci aggiorniamo allora presto. assolutamente. A te, buona serata. Your colorful world want to integrate. No one.
one's ever kind. You're shouted and ground, you're shouted and ground, you're shouted and ground. No leaving, you would leave and run, you would leave and run, you would leave and run. We fell in love so fast, but nothing will bring us back. I promised you I wouldn't let you go. Can't you see there's a fire, there's a fire running inside of him, my love. There's a fire, there's a fire, and the flame burn it all. Can't you see there's a fire, there's a fire running inside of him, my Lord. No one's ever gonna take you, no one's ever gonna bring you away. My mind has gone crazy. Get used to the idea of not having you here. I've gone mad, I've gone mad. You set these sunflowers sadly look down when they can't see the sun. When the sun isn't up, now it belongs to us. They said there's nothing we can do, there's nothing, no, there is nothing, no. I'm not gonna see the light to myself, as I have no control. So I'm gonna stand and fight before the flames will swallow us all. Can't you see there's a fire, there's a fire running inside of him, my Lord. There's a fire, there's a fire, and the flames are gonna burn it all. Leave this place, come with me, and we will find somewhere to go, a place to hide. We start it all back again, from zero through a new way. But tonight I won't be alone. There's a fire running inside of him, my Lord. There's a fire, there's a fire, and the flames are gonna burn it all. Can't you see there's a fire, there's a fire running inside of him, my Lord.